Cari lettori, eccoci qui di nuovo di fronte all'obiettivo, pronti per un nuovo suggerimento di lettura. Il libro che desidero presentarvi oggi è quello di Fulvio Luna Romero, Le regole degli infami, edito da Marsilio. Come d'abitudine, un grazie alla casa editrice per averci dato la possibilità di leggere e recensire questo libro e un grazie all'autore che, ricordiamolo, lo scorso 27 dicembre è stato protagonista di una piacevole chiacchierata in diretta. A tal proposito, se non avete ancora visto l'intervista, mi raccomando, date un'occhiata al nostro archivio. All'interno di questa recensione desidero far venire fuori quello che è il mio parere di lettore. Devo confessare che ho letteralmente adorato questo volume. Lo ritengo senza dubbio il noir più bello che abbia letto durante quest'ultimo anno. Il punto di forza del romanzo sono sicuramente i personaggi, questi quattro protagonisti, in realtà 4 più 1, si tratta di Salvi, di Africa, di Negro e di Bomber, ai quali si aggiunge Valentina. Parliamo chiaramente di personaggi molto spigolosi che hanno una vita estremamente borderline e che comprenderete lavorano chiaramente a servizio della criminalità. Il loro obiettivo è quello di conquistare un territorio, quello del Veneto, con Jesolo e le città limitrofe, posti che l'autore evidentemente conosce molto bene, perché sembra muoversi veramente con scarpe comode all'interno di questi ambienti, ambienti anche talvolta molto facoltosi, che chiaramente portano con sé una serie di interessi economici che fanno gola alla banda diretta da Salvi. Un personaggio che ho trovato veramente molto interessante, ma dei quattro in assoluto il mio preferito è quello del Bomber, ovvero un calciatore dilettante, e da questo punto di vista ottima secondo me la scelta di Fulvio di far disputare un campionato dilettante a questo ragazzo che ha tutt'altro interesse rispetto a quello calcistico. Molto interessante anche il personaggio di Africa, che ho trovato estremamente credibile, soprattutto nel modo di parlare. Già perché Africa appunto è napoletano e io da napoletano non posso che promuovere a pieni voti questo registro linguistico che ha utilizzato Fulvio. Dialoghi tutti quanti molto credibili, ogni battuta veramente caratterizza non poco questi personaggi. Personaggi che hanno una loro debolezza che a un certo punto del loro romanzo viene fuori e che costringe ognuno di loro a fare i conti appunto con le loro paure, ma soprattutto con il susseguirsi degli eventi. Da questo punto di vista devo fare molta attenzione perché il rischio spoiler è veramente altissimo. Posso aggiungere che Valentina, che è appunto la donna del boss, è un personaggio caleidoscopico, tira fuori appunto tutta una serie di lati che vengono fuori man mano nello scorrere delle pagine e che la rendono estremamente credibile. La credibilità è un altro punto di forza di questo libro, perché se diamo una scorsa ai giornali, in particolare alle pagine della cronaca nera, ci rendiamo conto che quello che viene raccontato è qualcosa di estremamente credibile, di estremamente veritiero, per cui si potrebbe quasi parlare di una non-fiction novel, perché Fulvio attinge da quella che è la quotidianità per tirare fuori un romanzo che ho trovato davvero molto bello, ribadisco questo concetto. Senza dubbio verrà apprezzato non poco da tutti quelli che amano il genere poliziesco, il genere noir in modo particolare, e a tutti quelli come me che amano i personaggi brutti, sporchi e cattivi. Scherzi a parte, concludo questa mia recensione suggerendovi la lettura di Le regole degli infami di Fulvio Luna Romero. La recensione termina qui, ma tranquilli, noi torniamo prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutti!